E bentornati su Poppy Playtime capitolo 3. Sto registrando questo video incredibile subito dopo aver fatto il video di prima, che finalmente, grazie al Godo, siamo riusciti a sconfiggere quella creatura orribile che era Miss Delight, un incubo vivente. E guardate, lo giuro sul Godo, mamma mia quanto mi manca Mommy Longlegs. Io non avete idea di quanto avrei voluto abbracciare quella ragnetta rosa e sopportare Mommy Longlegs in tutte le sue sfaccettature, purché non passare mai più del tempo con Miss Delight. Non ho parlato nella intro dell'episodio scorso, però io avrei reso l'inseguimento di Miss Delight un pochino più simpatico, come ad esempio usando la manina viola per arrivare a dei cunicoli in alto che magari lei con la mazza provava a romperle e tu cadevi, capito? Un pochino più emozionante, oppure che quando chiudevi una porta effettivamente anche le porte grandi, perché abbiamo visto che con le porte piccole qualche volta lo fa, però non sempre, i portoni grossi, lei si teletrasporta attraverso. Magari rigiocarla con voi, anche se adesso non ho assolutamente voglia di rifarla, mi farà cambiare idea. Però, sarà che ci sono morto veramente tante volte, però non mi ha dato delle belle emozioni. Spero col tempo di digerirla, magari come mini anche Wally, all'inizio gli avrei dato fuoco dove erano lì, magari riuscirò a farmela piacere di più. Però per adesso assolutamente no, è a livello del bruco del capitolo 2, che è la cosa peggiore del capitolo 2 per quanto mi riguarda, non mi diverte per niente. Dopo quell'incubo però siamo arrivati in una grotta incredibile, abbiamo sbloccato il Bengala finalmente, una cosa che mi ha divertito molto, e un pochettino di Godo mi sta tornando. Siamo arrivati in un posto veramente sus, non ho capito se è nella parte sotto del circo. Abbiamo conosciuto i piccoli Smiling Critters, che sono adorabili, talmente adorabili che quando ti aggrediscono fanno questi suoni adorabili, sembrano dei piccoli Pokémon, veramente veramente carini. E abbiamo sbloccato un passaggio per andare avanti. Ora cosa succederà? Non lo so, però mi sta tornando un po' di Godo. Sono contento, quindi direi di andare subito. Boh, vai! Questo capitolo 3 ha alti e bassi, ovviamente essendo più grande ne ha di più rispetto anche al capitolo 2. Ripeto, la cosa più sus è Catnap. Ci siamo persi una marea di VHS, come minimo ce ne siamo perse due, le recupereremo in episodio extra, pure i fogli, eccetera. Qui possiamo salire e scendere, giusto? Possiamo andare sia sopra che sotto? Sì, possiamo salire e scendere. No, non è vero, bugia, possiamo solo scendere, perfetto. La maschera è inutile, l'abbiamo usata una volta sola, probabilmente ci servirà solo nel finale, probabilmente. Però magari Catnap non si è visto molto, la forse ha paura, no, beh scherzo, non ha paura di noi, però diciamo che è un po' piccolo Catnap. Ok, eravamo arrivati qua. Ok. Ok, mi aspettavo tutto tranne delle paperelle. Che carino, ci giocavano i bambini con i paperelli nell'acqua, che carino. Tipo le macchinette a scontro, ma una versione paperella, fichissimo. Quello che mi chiedo è che fine ha fatto la nostra missione. Cioè, noi dovevamo andare nella scuola a trovare un generatore, niente più. Veramente sus. Ma che figata le paperelle. No, non ci posso salire, mannaggia. No, non posso fare niente, vabbè. Niente, andiamo. Questa è la piscina. Forse siamo veramente sotto il circo. Faccio sempre l'errore di mangiare e poi registrare proprio i temi, che tutte le volte che lo faccio mi torna sul pranzo, perché succede qualcosa di epico, quindi spero succeda qualcosa di epico pure oggi, guardate. No, andiamo. Ok. Che bel posto. Paperelle e qui prigioni. Ah, possiamo. Ok, quindi qui si può andare. Che posto, ragazzi. Questo è proprio un bel posto per passare del tempo. Io le provo a aprire tutte, ma niente. You're Pappy's angel. Come to save us. Dog Day. Nothing left to save. Not here. A million pairs of eyes are on you now. Oh. Watching. Waiting. Hungry. Ci sono quelli piccoli. Ah, ok, i piccoletti seguono, vabbè, ok, tipo adepti. Ma allora era buono quello di lui. L'ultimo. Devi scappare da questo posto. You and Poppy could fix this. End this madness. The torments. No. No. Leave me. Please. Just go.
non ho idea di cosa sia successo. È un'altra fuga? Ma scusa, ma ci ha parlato bene fino a un attimo fa. Cioè, wow, ok, non mi aspettavo che Dog Day fosse... Cioè, si era comportato bene e poi ci ha aggredito? Cioè, qualcuno ha aggredito Dog Day? Katnap ha aggredito Dog Day e l'ha reso cattivo? Ero distratto perché potevamo andare qua. Io quello non capisco. Si può andare qui? Ah, ma questa cos'è? La cuccia di Katnap? Cioè lui dorme qui? Ah, gli sono entrati dentro i piccoletti! Lui è buono, Morello! Ok, ma è assurdo! Lui Morello è buono in qualche modo! Non l'avevo vista prima la scena! Cioè, i piccoletti gli sono entrati dentro! Sono loro che lo muovono! Wow! Questa è una scena sempre del trailer, si vedeva, nel primo trailer. Quando lui ci insegue. È incredibile questo. Questa è proprio la scena del trailer. Ok, io direi di scappare velocissimi. È fichissimo, cioè questo è sicuramente più divertente. Lo continuerò a dire, sia nell'episodio precedente quelli piccoli, ma questo pure è più divertente di quella della Miss Delight, eh? È più divertente ed è incredibile. Questa forse è la scena più bella del capitolo 3. È assurdo. È assurdo, questa scena è incredibile. Chissà se lo possiamo rallentare. Se si può rallentare, boh. Non credo però. Allora, vediamo se stavolta ce la facciamo. Allora, fino a qua ci siamo. Sbaglio, qua è ovviamente la porta. Allora, proviamo di nuovo qua. Ok. Mamma mia quanto corre. Oh. Ok. Qui non ci eravamo mai arrivati. Non ci posso credere. Lui Morello ha provato a difendersi da Katnap e i suoi adepti. Ah, subito il telefono. Oh, siamo usciti. Sapessi che è successo, ragazzo.
Beh, però se continuiamo così, moriamo spesso. Ok. He almost died, but they say that the prototype saved his life. Ah, ecco perché il suo ok. Ah, beh, ok, mi pare bene. E ha salvato questo luogo, minchia. Wow. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him. Ok. Abbastanza. If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. Okay. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, municipio. I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. Every shadow. Ma fino a mo' sto Catnap non è che ha fatto tanto. Ah. Ah, vabbè, che simpatico. È un po' una giustificazione questa per me, vabbè. Ma vabbè. Allora, sono malizioso io. Questa è un pochino una frase fatta per dire: ehi, Catnap fino adesso non ha fatto niente nell'orfanotrofio. Ovunque sembrasse potesse attaccare, non ha fatto niente perché no, sai, gli piace guardare la preda, tu non lo vuoi vedere ovviamente, no? Aspetta che sei vulnerabile, mi sembra un pochino una, non lo so, un po' una cosina, una frase un po' fatta per dire che forse non sapevano come implementare Catnap di più nel gioco, forse voglio essere un po' maliziosino, però vabbè, mi è sembrata un po' una frasina fatta, però comunque Dog Day è stato incredibile, probabilmente la più cosa più bella del capitolo 3. Il suo inseguimento è mille volte meglio di quella tipa, mille volte meglio, dura il tempo che deve durare, i piccoletti che si spaventavano con questo, no, veramente carino, veramente carino. Allora, adesso noi dobbiamo andare, ok, dobbiamo prendere la chiave e andare nel municipio, ok, perché di fatto noi non abbiamo trovato l'energia, siamo andati in due posti ma non abbiamo trovato niente. Tanto poi è pomeriggio, scusami, ma passa il tempo. Ah, beh, certo, è tutto finto, no? Io continuo a dire, Holly è un personaggio veramente sus, nel senso, come fa a sapere tutte queste cose? Ok, se vedi, siamo sempre al 50%, non abbiamo risolto niente per adesso. Quindi Dog Day ci ha chiamato come l'angelo di Pop. Di fatto Dog Day era l'ultimo della resistenza a Catnap, se così vogliamo. La sua morte è terribile, era veramente impalato lì, Borello, veramente potente come scena, veramente bello. Lui non ci avrebbe attaccato, quindi bello, mi è piaciuto tanto, forse la migliore scena del capitolo 3 per adesso. Per il resto, Holly è un personaggio veramente susso, cioè, lo vedremo secondo voi Holly, o forse lo vedremo nel prossimo capitolo. Però sa veramente tutto, lui come ci vede? Forse, boh, non lo so. Poi sa tutto, cioè la lore di Catnap è interessante, perché quindi lui quando era bambino è stato salvato dal prototype, poi quando è diventato Catnap, lo vede come un dio perché l'ha salvato, sì, ok, ha senso. E poi quella cosa che Catnap ci dà la caccia è un pochino debolina, perché di fatto noi non è che l'abbiamo, ci ha mai attaccato ancora per adesso. Forse si tengono tutta la bomba per il finale. Però GG, non posso dire altro. Ok. Oh, dai, finalmente cominciamo a fare sul serio, dai. Ok. E scusa, è chiuso qui? È chiuso pure qui? Non è la via giusta? Perdonami. E dove dovrei passare io, scusatemi? Da su? Eccola, grande. Bene. Ok. Niente neanche qui. Ci serve un'altra batteria. Ah, mi sa che dobbiamo prendere la stessa, sicuro. Eccola qua. Siamo persi sicuramente un po' di VHS, un po' di cosine sus, però le recupereremo tutte nell'episodio X insieme ai segreti. Ok. Ah. Mi sa che dobbiamo riprendere la stessa pila. Ah no, non la possiamo prendere, vabbè.
Maria, quindi questo è il municipio, tra virgolette? Beh, dove è passato? Adesso io non vorrei... Non vorrei dire niente, però perdonami. A parte che è veramente piccolo, scusami gatta, io me lo aspettavo gigantesco. Sembrava gigantesco nel trailer, invece è piccolino. Cioè, e poi dov'è passato? Ma perché passano? Ma passano attraverso i muri tutti? Cioè, ha preso un banzo bagni ed è passato in una porta... Vabbè. Qui? Non credo di poter andare a metterla laggiù. Vabbè, forse la decido per arrivare da un'altra parte. Lì c'è una strada e lì niente. Ok, andiamo. Ok, facciamo un po' di fuoco perché non vedo niente. Salvataggio. Mamma mia ragazzi, sto... Non ci posso credere. Ah, siamo tornati di nuovo nella grotta. Gira di gira, finiamo sempre qui, eh. Ok. Una cosa sus che ha detto Holly prima sul fatto del santuario, ha detto non hai idea di com'è quello vero. Infatti siamo tornati qua sotto, vedi? Volevo fare un altro pezzettino prima di concludere l'episodio. Siamo vicini al finale, mi sa, eh. Spero succeda qualche altra cosa di epico, perché... E mo? Ah, ok. Ai ai ai, questo mi sa di enigma. Allora. Ho visto male o qui c'era un modo per prendere... Ok, allora dobbiamo fare... No, così. Ok, così. Ok. Ah, mio, è figata. E mo? Oh! Che figata sta cosa. E mo? E questa è fatta. E quindi ha bisogno di due. Poi facciamo il salto. Andiamo qua. Prendiamo questa. E poi vedi, non mi fa più salire. È al contrario, secondo me. È al contrario. Vedrai che è al contrario. Eccola fatta. Era al contrario, ragazzi. Non va bene. Fantastico, direi. Molto molto bene, ragazzi. Tra poco finiamo l'episodio, mi sa. Soddisfatto. Okay. Mi piacciono questi momenti grotta e momenti ufficio. Forse Holly ci vede da quella. Ok, qui è chiusa. Sentito una mosca io. No. Stella Graeber, questa l'abbiamo già sentita sta tipa. Stella Graeber l'abbiamo già sentita, eh? Nel capitolo 2. E qui c'è un'altra televisione, ragazzi, io
Provo a vedere se trovo la videocassetta, ma le ho perse tutte. Ah, eccola. Meno male, almeno una. Abbiamo perso il minimo due. Sicuramente due ce le siamo perse. Hartman Inc. Incidente di Hartman. Promette male, eh? Ok. Chiudiamo questa. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Ok. Come on in. Please, have a seat. How was your ride down? It was nothing like we were expecting. Okay. And Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magic. The second I entered, you opened that door the first time, and you just know, you're never going to leave. Okay. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to comfort it. I understand you want to give Jeremy that home. Yes, and we would like to adopt. Ah, amazing! Okay. You'll be perfect for... Oh. What? Complications. What kind of complications? I don't know. Collaudo. The form says... testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. È stato messo come esperimento, ma forse avrebbe potuto trovare una famiglia vera. Però non abbiamo trovato la chiave. E qui ci serve la chiave, però. Dov'è la chiave? Mi sto perdendo qualcosa. Va bene. Chiave dell'ufficio. Non l'avevo vista sta... Vabbè. Va bene, era nascosta bene, questa l'ammetto, ammetto, ci ho messo un po' a trovarla. Volevo fare un altro pezzettino. Crafty Corn. Hi, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Ok. Have me the blue, please. Sì, il blu. Thanks. Now, can you give me some red? Guarda dove andrà a finire, More red, please. You're having more red for me. I know you are. Facciamo così. Beh, voleva il nostro sangue. Crafty Corn, sei un po' birichino, eh? No, that's much better. Ecco, appunto. Ok. Ok. Qui niente. Questo mi ricorda molto la parte del capitolo 2. Quando stavo per arrivare da mamma. Mi ricorda molto quella. Che figata comunque che il bengala si ricarica. Io pensavo dovessimo trovare delle cose per ricaricarla. Ok, per un pelo, cavolo. Possiamo prenderla quella? Grandissimo. Greg. Dove te teo? Lisa Bosch. Ok, qui chi c'è? Questo è chiuso. The Hour of Joy. Ancora abbiamo questo mistero della Hour of Joy, eh? Disattivati. Eccolo.
Ecco a che serviva la pila. Ok. Ecco fatto. Quale si è aperta? Wow. Figo, figo, figo. Oh no. Ci fermiamo qui, ragazzi. Mi piace, sta prendendo una bella piega. Sono curioso di vedere il finale. Prossima volta mi sa che affronteremo finalmente Katana. Che cosa con voi? Vi ringrazio di aver visto questo incredibile episodio. Spero abbiate un po' di hype per il finale. Anch'io ce l'ho. Vedremo che succederà. Quindi, ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo la prossima volta.